Ah, Claudio. Però è rimasto aggrappato, dice non so come ho fatto, sono riuscita a aggrapparlo. Suo figlio, signora? Mio figlio. Dov'era? E era nella sala dove ballavano. Ed è riuscito a reggersi al, a quello che rimaneva? Sì, a quello che rimaneva, dice sono rimasto aggrappato, però le costole e tutto, insomma, non respirava. E mia nuora invece è caduta lì, proprio giù e c'è un taglio alla gamba. Lei è la madre dello sposo? Sì. No, degli invitati. Ok, ho capito, nuora, eccetera, pensavo che fosse. No, degli invitati. Posso chiedere, gli sposi come stanno? Se... Ma io ho sentito da loro che stavano abbastanza bene, scioccati, ma abbastanza bene. Quante persone c'erano in tutto il ricevimento? Io non so di preciso. Centinaio? No, forse di più. Forse di più. Quando erano nel crollo coinvolte una cinquantina? Una sessantina, perché magari lì erano quasi più giovani. Non prendere la macchina sola intanto. Come si chiamano gli sposi, se posso chiedere io? No, glielo so dire perché io sono la mamma di loro, degli ospiti e non lo sapevo, sapevo tutto così. Quando le ha telefonato suo figlio cosa le ha detto? Dimmi che le parole. Mi ha detto mamma è successo un disastro. E lui per lì si è detto ma cosa ci stai dicendo? È successo un gran disastro. Dice io non so nemmeno come ho fatto a salvarmi. Ecco le sue cose. Grazie signora.